In questo esercizio calcoliamo la massima altezza raggiunta da un sasso che viene lanciato dal punto A, per esempio un terrazzo alto 3 metri HA. Il sasso viene lanciato con una velocità iniziale di 15 metri al secondo e durante la salita naturalmente rallenta per colpa dell'accelerazione di gravità 9,8 metri al secondo quadrato. Vuol dire che il sasso ogni secondo che passa perde 9,8 metri al secondo di velocità. Quindi se all'inizio, all'istante 0, l'istante di partenza, la sua velocità era 15 metri al secondo, dopo che è passato un secondo, questa velocità è diventata 5,2 metri al secondo, perché bisogna togliere 9,8 metri al secondo alla velocità iniziale. Capiamo anche che dopo un altro secondo la velocità è scesa a meno 4,6 metri al secondo, cioè è un valore negativo, vuol dire che il sasso già sta tornando giù. Quindi l'istante in cui il sasso ha la velocità nulla nel punto più alto è compreso tra un secondo e 2 secondi. Infatti, dopo un secondo ancora va su verso l'alto, la sua velocità è positiva a 5,2 metri al secondo. Dopo un altro secondo, quindi all'istante t uguale 2 secondi, la sua velocità invece è in basso perché è venuto meno 4,6, un valore negativo di velocità. Per calcolare la posizione di massima altezza, prima di tutto troviamo proprio l'istante di tempo in cui la velocità si annulla, quindi l'istante di tempo in cui il sasso arriva nel punto B, nel punto più alto. Quindi utilizziamo la prima delle due formule del moto rettilineo uniformemente decelerato, la formula della velocità, ponendo che VB sia 0. Innanzitutto scriviamo la lettera B per indicare che stiamo applicando queste formule in un punto ben preciso, che è il punto B. Quindi scriviamo VB, TB, che è l'istante in cui arriva quassù. VB è 0, con la formula inversa troviamo l'istante in cui arriva in B, V0 su G, sostituiamo i numeri, è 1 secondo e 53, come ci aspettavamo, abbiamo detto che era compreso fra 1 secondo e 2, è circa 1 secondo e mezzo. Questo tempo di salita tra A e B ci serve per sostituirlo nella formula sotto, al posto di TB, in modo da trovare l'incognita, che è quanta strada fa, cioè lo spazio percorso tra A e B. Andiamo quindi a sostituire i valori V0 per il tempo di salita che serve ad arrivare in B, meno un mezzo G, la metà di 9,8, 4,9 metri al secondo quadrato, per questo tempo di salita, lo stesso tempo al quadrato, e fa 11 metri e mezzo. A questo punto un tipico errore degli studenti è quello di pensare che il punto B si trova a 11 metri e mezzo da terra, invece non è così. 11 metri e mezzo è lo spazio percorso a partire da A, quindi è AB. Per trovare l'altezza di B bisogna sommare i 3 metri di A. Quindi l'altezza da terra adesso è 11 metri e mezzo più 3 metri, 14 metri e mezzo. Un altro tipico errore degli studenti è pensare che il sasso parte con velocità nulla, invece che con 15 metri al secondo. Ma se partisse veramente con velocità nulla non partirebbe per niente, resterebbe fermo. Quindi se invece deve sollevarsi, vuol dire che la sua velocità iniziale non è nulla per niente.